Grazia del Signore Gesù. In ginocchio. Perché in ginocchio? Perché quando noi preghiamo in ginocchio e lodiamo il Signore in ginocchio, diamo gloria non solo a Dio, a Gesù, agli angeli e agli arcangeli e tutti coloro che meritano lode. È inutile elencare le forze del cielo, la forza di Dio, il suo creato, il suo amore, il suo spirito santo. Ecco perché mi metto in ginocchio e stamattina voglio fare qualcosa di speciale. Inginocchiandomi ai piedi di Gesù e dando gloria a Gesù. Ecco, adesso ci vediamo meglio perché sto trasmettendo con due proiettori, uno del telefonino in diretta e uno con la Sony Camera, che verrà registrato dopo anche in diretta quando sarà modificato con il titolo e con tutta l'occorrenza sia in italiano, tradotto in inglese, francese, tedesco e via seguito tutte le lingue. Adesso sto modificando l'ultimo video, il Salmo 103, in tutte le lingue e non appena finirò con il Salmo 103 sarà tradotto anche questo video che stiamo andando in onda stamattina. Adesso vi ho spiegato che andando ai piedi di Gesù e dando lode a tutto il creato di Dio, ma esclusivamente al creato di Dio, perché quando noi diamo gloria al creato di Dio, noi ci troveremo sempre sulla strada giusta che porta a Dio e a Gesù. Ecco, adesso che ho centrato la telecamera del telefonino, ci vediamo meglio sia nel video che in tutto. Chi desidera dar gloria a Dio vada in ginocchio o con il corpo, vedete io sono con il corpo adesso, maggiormente quando sono in online, seduto davanti al computer, non mi è possibile mettermi in ginocchio con il corpo fisico, però vado con la mente astrale, con lo sdoppiamento con il pensiero. Mi immagino che sono in ginocchio e immagino i piedi di Gesù. Adesso io sono qui in ginocchio e qui, proprio qui, vedo i piedi di Gesù. Se alcuni di voi qui non vedono i piedi di Gesù, immagino, prima guardano, vedete? Guardano i suoi piedi, vedete? E poi li proiettano là, davanti a lui o a lei, i suoi piedi. E quando riescono a concentrarsi e vedono i piedi di Gesù, allora si abbassano e li baciano. Gloria a te, mio Gesù. Padre Santo, nel nome santo di Gesù, veniamo a te stamattina per lodarti e benedirti tutti i giorni della nostra vita. Padre, qui in ginocchio davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù, che vediamo con la nostra mente astrale o con il pensiero
che siamo qui davanti al tuo figliolo Gesù e baciamo i piedi del tuo figliolo. E questo bacio, Padre Abate, è la prima volta, Padre, che bacio te. Neanche atteso che pregavo, neanche atteso che ti davo gloria e onore per commuovere le mie viscere e il mio spirito. Gloria, gloria a te, papà. Che la misericordia tua risplenda su di noi, sulla nostra famiglia, sui nostri fratelli e sorelle, sia in carne che in spirito, Padre. Grazie papà che tu stamattina hai intervenuto anticipandomi in ogni cosa, ma io voglio lodarti stamattina con tutto il mio cuore. Padre, grazie per quello che tu sei, per quello che tu stai producendo nella mia vita. E nella vita della mia famiglia, dei miei fratelli, sorelle, amici, conoscenti e anche persone in online che sto aiutando con tutti i video che tu mi stai facendo tradurre da italiano a tutte le lingue che possano essere diffuse in tutto l'universo, in tutti i punti dove arriva l'internet, dove arriva a percepirsi che possono trovare grazia anche loro negli ultimi strati del mondo intero, Padre. Questo è il mio motto di stamattina in preghiera verso di te. Illumina, Padre, tutto il creato. Illumina tutto il mondo, illumina tutti gli esseri umani e non solo quelli umani, Signore, anche quello animale. Illumina tutto ciò che è in movimento, ciò che ha vita, Padre. Ristabilisci, Padre, soprattutto la temperatura in questo mondo che si sta distruggendo, Signore. Ancora benedici, Padre, che possa questo virus essere distrutto da te, Padre, che possano trovare attraverso la tua potenza l'antidoto e distruggerlo. Oh, buon Padre Celeste, questo è il motto della mia preghiera di stamattina. Illumina, Padre, tutto ciò che ha vita in questo universo che tu hai creato, che è vastissimo ed è grande e potente. E l'uomo lo sta distruggendo. Padre, dacci potenza, Padre, di poter effettuare miracoli, Padre, in tutto l'universo. Oh, buon Padre Celeste, usaci, Padre,
Usaci per la tua bontà, per la tua misericordia. Usaci per portare grazia a tutto l'universo. Usaci, Padre. Sono qui, Padre, a tua completa disposizione. Fai di me tutto quello che tu vuoi. Buon Padre Celeste, grazie ancora per ciò che tu stai facendo nella mia vita, nella mia casa e nella mia famiglia. Signore, ancora benedici questo video, Padre, che possa essere magnetizzato, Signore, secondo la tua volontà, secondo la tua gloria, per essere diffuso in tutto l'universo. Parla tu, Padre, parla tu, Padre, e dai quel magnetismo che tu hai. Grazie, Padre mio. Alleluia, gloria a tuo nome. Gloria, nome santo del tuo figliolo Gesù. Gloria. Figlioletti miei, non allarmatevi né per la temperatura né per il virus e né per altro, perché chi mi loda con tutto il suo essere, con tutto il suo amore, con tutta la sua gioia. Io l'ho messo nelle mie mani e dalle mie mani nessuno potrà strapparlo. Non abbiate paura, perché io sono meco, vicino a voi. Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine. E peraltro, ho ordinato a mio figlio che al momento opportuno vi trasporterà in un batter d'occhio nella città santa che lui ha preparato per ognuno di voi che mi ha lodato e mi loda con tutto il cuore. Non abbiate paura, restate calmi, che la pace e la gioia del mio figliolo persista in eterno dentro il vostro animo, dentro il vostro cuore, oggi, domani, in eterno. Gloria a te, papà. Grazie, Padre Celeste, Dio d'amore.
per la gioia e per l'amore che hai messo dentro i nostri cuori, come tu ci sostieni giorno e notte e ci procuri tutto quello che abbiamo bisogno. Grazie Padre, in Cristo Gesù. Cari nella grazia, potremmo anche chiudere il video e non continuare più. Come vi dicevo poco fa, potremmo anche chiudere il video, ma a noi ci piacerebbe continuare a dare delle informazioni plausibili per dare aiuto all'uomo di oggi che è rimasto solo, abbandonato, e nessuno lo corregge, nessuno lo trae e lo porta avanti nel tempo. E questo che nessuno lo aiuta, nessuno lo corregge, l'uomo è abbandonato a se stesso. E questo abbandono che l'uomo si è trovato va verso la morte. E oggi il Signore ci sta dando autorità di poter spiegare come l'uomo può reagire, sempre si intende, se dà gloria a Dio e piega le ginocchia come sono piegato io in questo momento a Dio davanti a Gesù. Perché vano è fare tutto quello che spiegheremo fra poco o proietteremo nel video fra poco se non è messo in connessione con Dio e Gesù. In ginocchio pregandolo o con la mente o con il corpo, come sono io, perché Dio dà questa possibilità all'uomo che magari gli viene duro
piegare le ginocchia con il corpo come sono io, ma lo può fare con la mente pensando che è in ginocchio. Vedete, è da questa semplicità che l'uomo si ammorbidisce con il pensiero e dopo che ha gustato, che cosa? La pace, la gioia, la misericordia di Dio che penetra lentamente dentro il suo animo, o la sua anima, o il suo cuore, o nelle sue viscere, del suo corpo. E per fare questo è necessario che si loda Dio e Gesù. E se vuoi che oggi inizia una nuova era per te, devi prostrarti in ginocchio davanti a Dio e Gesù. Concluso questo, adesso daremo spazio alle informazioni. La prima informazione è, vedete queste palline, sia questa piccolina che morbida, oppure questa rossa che morbida, con poco alla volta, sempre d'intente, metterci il piede sopra. Così. Vedete come sono io? Vedete? Per la prima volta non appoggiatelo forte perché per la prima volta sentirete dei dolori, specialmente dove c'è il concavo del piede. Vedete al centro del piede dove abbiamo il concavo vuoto, che non appoggia per terra, perché in questo concavo ci sono tutti i centri nervosi. E dato che noi non camminiamo scalzi, questo concavo si indebolisce. E dato che non passiamo questa pallina sotto i nostri piedi da molto tempo e non lo sapevamo che ci sono tutti i centri nervosi, che se noi utilizziamo queste palline sotto il piede e muoviamo, vedete la pallina, e la muoviamo in tutto il piede, piano piano, sempre si intende rialzando il piede in continuazione per le prime volte. Vedete come sto facendo io? La vedete la pallina? Vedete? In continuazione passandola così in tutto il piede. Non ha importanza, non c'è una tecnica che dice ma io voglio seguire una tecnica, non c'è una tecnica, perché voglio lasciarvi libero, libera di usare queste palline sotto i piedi con tranquillità. Non più di 4 secondi e il piede deve rialzare, perché non ci riuscite per le prime volte a stare sopra queste palline, specialmente nel concavo del piede. Vedete che il piede è torto, che è curvo così, eh? Allora, nel concavo non ci riuscite a stare più di 4 secondi per la prima volta, perché vi fa male. Allora, più di 4 secondi e rialzate così il sangue. Mentre voi appoggiate il piede, preme questa pallina e blocca completamente le vene e le arterie del concavo. E il cuore, dato che gli arriva il segnale che c'è un'ottusità in queste vene, aumenta la pressione del sangue e pompa il sangue più forte e più veloce. E allora cosa succede? Quando noi togliamo, il piede, dato che c'è quella pressione forte, boom, diventa come una bomba di pressione. Sapete quelle bombe che utilizzano gli idraulici, che
ristappare i lavandini o i gabinetti. Vedete, io adesso oggi sto cambiando dalla bomba del calcestruzzo che butta il cemento in alto ovunque ha bisogno di salire il cemento fino al centesimo piano. In America ci sono i grattacieli e pompano quel cemento fino a quell'altezza. Vedete che bomba speciale che c'è lì. Io adesso qui vi sto dando un'altra indicazione come la bomba a pressione, che si bomba e si aumenta le atmosfere in quella bomba fino all'atmosfera a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, così è il sangue del cuore che il cuore pomba con più forza. E mentre noi togliamo il piede, la vena è libera e quella pressione del cuore che pompa il sangue, pom! Libera tutte le arterie che erano bloccate. Cosa consiste? Che sbloccando queste arterie che erano bloccate, viene la vita. Quando gli appoggiate di nuovo il piede, il dolore che sentivate prima è diverso, un dandino diverso, perché in questi centri, nel concavo del piede, ci sono tutte le arterie che passano di là per la spalla, destra, sinistra, nel cervello, dappertutto, passano dai piedi. Ecco perché ci può aiutare la schiena, si può aiutare i reni, si può aiutare le spalle, si possono aiutare le braccia, si possono aiutare tutto ciò che è noi. Con che cosa? Io davanti al computer. Quando sono davanti al computer, seduto, mi metto sopra queste palline, non su queste morbide, perché ormai per me non ha valore più, perché non li sento più sotto i piedi. Perché? Vi dico, adesso sto anticipando con quella rossa, vedete che è più grande. Non li sento più come li sentiva prima all'inizio, non mi fanno tanto male. Perché ormai i miei piedi si sono incalliti a questa zona per stimolazione dei centri sanguigni delle vene delle arterie. E uso, vedete, uso queste palline rigide, sembrano pietre, vedete? Vedete che botto che fa? Invece questa che è morbida, balla, perché è morbida, c'è l'aria dentro, è vuota di dentro. Vedete questa rossa? Vedete? Balla. Vedete questa rigida? Vedete? Balla di meno. Perché? Perché è piena e sembra pietra, il botto fa di più. E quando gli metto il piede qua, sento quello che sento in questo momento. Dipende i centri nervosi a che consistenza io li abbia in questo momento. Ma se voi cominciate con queste palline rigide, all'inizio vi farete male. Non lo potete sopportare, il dolore è troppo forte. Vedete, sto passando sotto il piede, è troppo forte il dolore e non riuscite a continuare e anche abbandonerete questi esercizi perché non ce la farete. Il dolore è troppo forte e dite: no, non è cosa mia. No, non ce la faccio.
Ecco, io voglio evitare questo problema che voi in seguito abbandonereste questi esercizi e abbandonereste la vostra salute. La vostra salute consiste nell'iniziare con queste palline anche quando siete davanti al computer o seduto o dove volete. Utilizzando queste palline, vedete, sia la rossa, non ha importanza il colore, l'importante è che sono morbide. Mi capite? E utilizzando queste due troverete quella sensazione che i vostri centri vengono attivati. Come attivare queste vene del braccio che prima non li poteva alzare? Non poteva alzare questi bracci. Già il dottore mi aveva detto che presto lei, se non si opera, gli devono dare a mangiare. Deve essere imboccato presto da altre persone. E invece adesso io mangio, io lavoro e gente che mi vedono lavorare dicono che lavoro di più di un altro buono, un altro giovane, perché c'è tutto attivato dentro di me, dalle dita dei piedi fino alla testa. Sto sviluppando tanta energia e tanta potenza. E con questo voglio dare quella possibilità che altri adesso possono vedere ciò che voglio proiettare in questo momento, oltre le palline che ho spiegato. Come vedete, qui abbiamo anche il 7 di questo diaframma, che è uno schienale che, mettendosi la schiena sopra di questo schienale, per la prima volta si deve usare il primo anello, che questo schienale diventa più basso. Quando si adopera per diversi giorni questo schienale con il primo raggio, ve lo metto più vicino per farvi vedere. Vedete, qui ci sono, come vedete, sì che lo vedete, ci sono due, tre scatti, primo, vedete, primo, secondo e terzo. Ve lo faccio vedere anche sotto nell'altro video, perché sto proiettando con due video. Primo, vedete, primo, secondo e terzo. Adesso io sono con il terzo perché ormai è da tanto tempo che lo uso e io mi butto su questo schienale con la schiena con tranquillità, senza che mi faccia male più, senza che mi fa dolore più, perché utilizzo da tanto tempo. Mettiamo da parte le palline e utilizzando questo schienale non solo vi guarite la schiena con questo schienale, mettendovi di sopra, vi addrizzerete la schiena se l'avete curva, perché io avevo la schiena curva dato che facevo e faccio ancora il piastrellista, sempre piegato così a lavorare, la schiena aveva preso il suo verso e non potevo neanche mettermi dritto, stavo andando sempre più giù con la testa, con le spalle e stavo prendendo la forma deformata della schiena. E quando mi addrizzavo mi faceva male.
E con questa l'ho attrezzata e la schiena non mi fa più male. Non solo potete guarire la schiena, potete guarire le spalle sul braccio, mettendovi sopra questo braccio, sopra questo schienale, ci sono delle punte, come vedete, ci sono delle punte. Ecco, vedete? Queste punte che ci sono lateralmente, la spugna è per non avere problemi la colonna vertebrale, le vertebre. Ecco, vi faccio vedere, ci sono le punte. Queste punte penetrano nelle vene e bloccano il passaggio del sangue in quel momento che è necessario che siamo sopra queste punte. E ha sempre il potere che mentre blocchiamo il sangue nelle arterie, nelle vene, con queste punte e con il peso di noi messo sopra, il cuore fa sempre lo stesso procedimento, vedendo che gli arriva il segnale di allarme che non passa e non circola più il sangue in quel punto, il cuore pompa con più potenza il sangue, e quando noi abbiamo in quel momento, stando sopra questo schienale, all'improvviso ci alziamo, ci solleviamo e il sangue pomba e libera tutte le ottusità di calcare interno. Perché si fa il calcare interno? Come il lavabo, il lavandino, come il gabinetto? Perché con il tempo le nostre cellule, dato che non lavoriamo, non siamo attivi, non facciamo sport, non facciamo lunghe passeggiate, non stiamo in movimento, le cellule muoiono. Alcune cellule muoiono perché non c'è vita in movimento. Avete presente chi fa lo sport continuo e sempre giovane, bello, ringiovanisce come le aquile. E se voi fate attenzione, andate in un centro sportivo e guardate tutti quelli che frequentano da tanto tempo quel centro sportivo, domandate quanti anni ha. E vedete il suo viso? Eh? Vedete il suo viso? Eh? Che prende vita. A me, ringraziando il Signore, sta prendendo vita anche il cuoio capelluto. E come vi faccio notare anche nell'altro video, da vicino, c'è una ricrescita fenomenale. Vedete i capelli? Capelli che prima non c'erano sul centro del cuoio capelluto. Ve lo faccio vedere anche nell'altra camera. Vedete? Adesso sono bianchi, ma presto li vedrete neri, come stanno diventando neri su questi laterali. A 67 anni e ad aprile ne faccio 68. Vedrete queste persone che ringiovaniscono, prendono vita e danno gloria a Dio e a Gesù.
e vi ho detto, questo è il procedimento. Se abbiamo tempo, vi mostro pure come faccio di sopra questo schienale. Però adesso vi presento tutto, voi lo potete vedere anche nei video precedenti. Ci sono molti video precedenti che adopero questo schienale. Basta che digitate il mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it troverete già anticipatamente diversi video con questo schienale, con le palline e con quest'altro schienale che l'ho costruito io, senza spendere una lira. Vedete? Ho adoperato della rete, quella che metto nei muri, per rinforzare i muri, e di plastica. La faccio vedere da vicino. Poi ho adoperato un bastone vecchio, l'ho tagliato a 2 cm. E l'ho incollato sopra la rete mettendo della carta sotto la rete, perché sennò quando ci mettete silicone si attacca per terra e non lo potrete più staccare. Sporcate per terra anticipatamente. E allora, mettendo la carta prima sotto la rete, poi mettete la rete. La rete l'ho messa in due per essere più forte. Ho fatto due strati. Questo, se volete anticipare ancora, perché io ancora lo devo costruire, quello di tutto il letto con questo, e mi corico sopra di questo io. La sera quando dormo mi metto questo e dormo sopra di questo, perché sono abituato ormai. Potrei dormire sopra i sassi, sopra le pietre e riposare, perché ormai tutte le vene sanguigne, tutti i muscoli, tutte le ossa si sono abituati a questa situazione di massacro del corpo. E più massacro il corpo, e più il corpo prende vita. Altro che la gente dicono: ma quello si sta massacrando, guarda come si butta sopra questi aggeggi. Questo schienale. Vedete, ve lo faccio vedere di nuovo. C'è la rete a due, ci ho messo la carta sotto, ci ho incollato dei bastoncini di legno, sopra il bastoncino di legno ci ho messo il silicone come cappello per ammorbidire il tocco per le prime volte. Adesso non mi interessano più il silicone sopra, perché posso stare anche sopra le pietre, ma all'inizio ho prevenuto questo, dico, beh, mica mi faccio male sopra questi legni, perché non capivo. Ma all'inizio è necessario. Ma dopo l'inizio, anche se ne costruite un altro, potete evitare il silicone sopra, perché il corpo è abituato, non ha bisogno di quella morbidezza dell'inizio, perché abituandosi può camminare sopra le pietre. Vedete, io sopra lo schienale ci sto con il piede, vedete, e non mi faccio male, lo vedete, ve lo faccio vedere anche su l'altro video, perché è più alto. L'altro video lo abbasso. Si vede? Ecco. Si vede. Vedete? Posso togliere anche la spugna, perché per il piede non ha importanza.
Ecco, la spugna è per la colonna vertebrale, per non farsi male. E questi pizzi fanno come se camminassi sopra le pietre, danno quella stimolazione e i centri automaticamente si rinforzano. Come vi ho spiegato, il cuore pompa più velocemente il sangue, più forte, e libera tutte le vene, che in quell'istante ci arriva quell'allarme, come se le vene siano tappate. Ecco, spiegandovi già questo, poi vi spiego. Vedete, questo è il bastoncino che io ho costruito da me. Ecco, questo è il bastoncino che ho costruito da me. Ho tagliato un bastone di scopa, ho fatto tutti i pezzi dello schienale, l'ultimo l'ho lasciato perché? Per metterlo in tasca, vedete? Ecco, lo vedete? Non lo vedete più, è in tasca, vedete? E lo porto con me. Lo porto in macchina o lo porto anche sul lavoro. A volte c'è qualcuno che ha bisogno della stimolazione, che oltre la digital pressione delle mani, che a volte quando devo fare tante persone, le mani non le voglio stancare e uso il bastone, vedete? Uso il bastone, ove c'è dolore, schiaccio con tutta la mia forza, sempre se sono io che me li faccio, ma se vado con altre persone, gli chiedo come ti senti? Senti dolore? Eh? Senti dolore? Mi dice sì, e io diminuisco. Tolgo il bastone. Senti dolore? Sì, e tolgo il bastone. Ecco, ha suonato l'allarme. Devo chiudere.